Anche quest'anno torna come di consueto il 26 e il 27 ottobre la Sagra della Castagna a Leofara. Leofara si veste a festa per la promozione di questo prodotto che è appunto il marrone, pregiatissimo delle nostre montagne. Facendo vivere 2 giorni tra un programma ricco sia per i bambini che per i visitatori. Ogni anno a Leofara arrivano visitatori anche da fuori regione. Infatti quest'anno abbiamo anche 2 uscite didattiche dalla vicina Ascoli Piceno di 2 scolaresche che vengono appunto a far vedere a far visitare i castagneti ai bambini co proprio per presentare questo prodotto autunnale che fa parte della tradizione della Laga. Ogni anno cerchiamo di portare eventi che possano rallegrare tutte le persone, tutti i visitatori che vengono a Leofara, maggiormente con la musica. Infatti sarà ricco il programma perché il sabato ci sarà una band durante il pomeriggio, ancora prima ci sarà uno spettacolo per bambini e a seguire il DJ set che poi accompagneranno tutti i visitatori un po' più stronghi che rimangono fino alla sera. Invece la domenica abbiamo il nostro consueto appuntamento del pomeriggio con la musica popolare degli Zigà e dei Fagiani e prima ancora abbiamo uno spettacolo rock and roll che accompagna comunque le persone durante la mattinata. E cosa più importante è la visita ai castagneti, dove noi è il nostro punto di forza. Infatti riceviamo tante chiamate per questa visita perché siamo una delle poche associazioni che diamo la possibilità ai bambini, comunque alle persone che vengono da fuori, abituate alla routine della città, di poter entrare all'interno del castagneto e toccare con mano la natura, quindi aprendo un riccio o comunque cogliendo una castagna, quindi molto amato dai bambini. Rinnoviamo il servizio del bus navetta, quest'anno anche il sabato, quindi sabato e domenica avremo il servizio del bus navetta che accompagnerà i nostri visitatori da sopra fino in tutto il paese.